Siamo con il Day 2 della Tilt Cup alle spalle. Purtroppo non ti ha visto protagonista perché il caro Italo Modena è uscito ieri dopo un buon inizio, tra l'altro, perché ti ho visto subito con un super stack e poi due mani, direi, abbastanza culerato, no? Vero? Sì, sì. No, allora, niente, mi sono schierato a questo tilt perché ovviamente, essendo di casa, come al solito, mi trovo bene, il field è quello che è, ormai lo conosco, quindi niente, è un torneo secondo me che è immissabile. E sono partito bene, ho fatto praticamente double up prendendo mezzo stack a Chierigato, sì, Amedeo, sì, esatto. Dopo ho incrementato lo stack, ero praticamente a due volte lo stack iniziale, poi una volta ho culerato e il secondo, cioè diciamo mezzo stack l'ho perso con una culerata, l'altra metà ho fatto la mia spiguata e ho trovato un avversario che non ha voluto passare a sua alta e bravo a lui, mi sono preso staffonata e bravo. Senti, con te invece volevo parlare, so che tu insieme anche ad altri ragazzi, da Cristian Nuvola ed altri, siete su a Gorizia da un po', perché come tanti grandi ovviamente avete pensato che il punto com desse ed ha in effetti molti più possibilità. Mi racconti un po' com'è questa scelta e come sta andando questi tuoi primi mesi? No, niente, va molto bene, siamo andati ovviamente per ragione di per trovare un mercato più aperto, che ormai sul lit, come tutti sanno, tutti i grinder sanno, non val più la pena, tra virgolette, grindare, anche se comunque noi siamo andati a giocare sui com, però comunque continuiamo a giocare sul lit perché riteniamo che sia abbastanza profittevole. È solo che là, trasferendoci Slovenia, a Nova Gorica, dove siamo, abbiamo fatto questa grind house, possiamo grindare .fr.com, quindi avere proprio il mercato totalmente al 100%, 360 gradi. E niente, sta andando bene, alla fine siamo, diciamo, un buon gruppo, un bello unito, quindi cioè, siamo gente comunque che extra poker esce, cioè proprio, esatto, cioè siamo dei buoni amici, quindi la convivenza è ottima. Il com per alcuni sta andando molto bene, per esempio per Luca Stevanato sta andando benissimo, per anche live è un periodo d'oro, diciamo, per lui, però niente, diciamo che potrebbe andare meglio, dai, per quanto mi riguarda, però per i miei coinquilini va abbastanza bene, insomma. Parte invece extra poker, Gorizia per ragazzi giovani come siete voi in realtà non offre particolari attrazioni. Diciamo che se tornassimo indietro avremmo optato più per Malta, o detto da Gorizia anche che abbiamo parlato, Lubiana dice che è molto meglio di Nova Gorica. Il problema è che abbiamo deciso di trasferirci a Nova Gorica perché essendo un'ora e mezza di strada da qua, per le ragazze, per la famiglia, per se ti gira vuoi tornare a casa, prendi, vai, prendi la macchina e torni. Invece se fossimo a Malta bisogna prendere l'aereo, un casino, quindi per questioni logistiche abbiamo deciso di trasferirci là. Allora, aspettando di fare invece un'intervista a uno scippone grande che prima o poi speriamo che in questa grind house arrivi, io ti faccio stati commenti perché ne abbiamo già parlato tanto, ma in realtà è sempre stata una persona molto deep in tantissimi tornei e con magari quella zampata finale che manca spesso. Diciamo che di franno molto spesso live, infatti tutti i miei amici mi dicono che sono Gesù live e non lo nego, cioè nel senso, fortunato qua, nel momento giusto, però mi manca quel pizzico di fortuna, però arriverà, sono sicuro che arriverà, confido. Allora, in bocca al lupo e sia per Gorizia che per i live, grazie. Grazie mille, grazie a tutti.